Dopo i fatti di giovedì scorso e la violenta rissa scoppiata tra due immigrati, è tornata sotto la luce dei riflettori la questione del quartiere Sant'Agata, dove da qualche anno è diventata difficile la convivenza tra i commercianti extracomunitari e i residenti. Per cercare di capire quali siano i reali problemi e le possibili soluzioni, abbiamo voluto dare voce ai diversi protagonisti della questione: i commercianti extracomunitari, i residenti, il presidente della comunità nigeriana, il sindaco Matteucci e l'esponente dell'opposizione Alvaro Ancisi. Mi racconti cosa è successo l'altra sera? No, è successo che due hanno litigato, che non c'entravano niente con il negozio, perché per fortuna c'era la videosorveglianza. Dopo che avranno guardato, avranno visto come è andata veramente i fatti. Beh, esattamente che cosa è successo? Cioè, queste persone erano esterne al negozio? Fuori di qua, una era qui e una è arrivata di là. Allora, avevano già i problemi da qualche altra parte. Quando quell'altra è arrivata ha cominciato a minare l'altra e così hanno cominciato a minarsi a vicenda. E senti, se tu dovessi mandare un messaggio però insomma positivo alla gente del quartiere, chiedendo magari, non so, di avere più pazienza, di essere più comprensivi, hai voglia di dire qualcosa? Che cosa dici? Se loro sono già con pensieri sbagliati su di noi, allora qualsiasi cosa che dici, non è che lo senti poche orecchie, non è che cambia niente. Questo è fatto. Però per la convivenza alla fine bisogna riuscire a convivere, no? Io ci provo, come il litigio che fanno altri, se c'entra io il negozio è un conto, ma è sbagliato che uno fa qualcosa fuori e venga a pagare io. Io ho aperto un esercizio per vivere, non è che di sicuro ognuno sa che non mi conviene che fa a rovinare il mio lavoro, non c'è un altro lavoro che faccio, è questo qui con cui vado avanti, no? Allora che se qualcuno fa apposta, no? E porta i suoi problemi da fuori e vieni qui a fare botte, che cosa devo fare io? Ho chiamato pure io e la polizia, che dopo hanno arrivato dopo 45 minuti di ritardo, che cosa posso fare di più? Per una questione di privacy non inquadriamo la persona che stiamo per intervistare. Salve, lei abita qui, giusto? Qui al quartiere Sant'Agata? Sì. E l'altra sera lei ha visto? Da 25 anni. L'ha visto cambiare il quartiere negli ultimi anni? Direi di sì, direi molto è cambiato negli ultimi 2 anni, da quando c'è quel negozio lì. Da quando ci sono i due negozi, diciamo. Noi non siamo... razzisti, almeno io per quello che mi riguarda. Lei è convinta che ci sia del razzismo nel quartiere? Evidentemente c'è qualcuno che lo è anche, però non tutti. Noi vorremmo solamente un po' d'ordine, che smettessero di venire a fare la pipì livida. Quelle sono tutte quante pisciate dei neri, la fanno dappertutto, in mezzo ai bidoni dell'immondizia, la fanno dappertutto, nel parco dove vanno i bambini a giocare. E fanno del casino, non rispettano le regole. Lei dà da bere in continuazione a tutti quelli che glielo chiedono, senza limite, e quindi poi si ubriacano e fanno del casino. Lei che cosa sa di quello che è successo qualche sera fa qui di fronte allo shop di Tina e che cosa pensa di questa situazione in generale? Allora, è successo che due ragazze di colore hanno incominciato a litigare. Sono state chiamate le forze di polizia e purtroppo sono arrivate con 20 minuti di ritardo, quando il tutto era già finito. Che cosa ne pensiamo? Penso che questa situazione debba essere sanata. Bisogna che l'amministrazione comunale e le forze dell'ordine dicano sul serio e prendano provvedimenti, non direi tanto drastici, perché secondo me sarebbe sufficiente chiudere i negozi alle 7:30 di sera, come fanno tutti i negozi del centro, e non dare loro il permesso di stare aperti nei giorni festivi, come invece lo sono, e poi rimangono aperti fino alle 22:30, mi sembra. Se i clienti vogliono fare casino qua, io posso chiamare anche polizia per sicurezza. Allora, io butto fuori, se non vuoi andare fuori, io puoi chiamare polizia. Però quei giorni che hanno litigato, era fuori proprio, non mio negozio, non è davanti a me, anche. Allora non è il mio problema. Io qua pago, anche pago tasse. Io ho la famiglia, per vivere è qua. Non c'è un'altra cosa. Ho cercato lavoro per tanti anni.
prima non ho trovato, cosa devo fare? Ho preso anche prestito per fare queste cose qua. Uno non può venire qua per dire a me che io devo chiudere. No, è impossibile. Vedere i miei ragazzi fare questa cosa qui è un sorpreso per me. Dove l'hai imparato questa cosa? Se tu hai imparato questa cosa il tuo paese, però te sei in questo paese, te vai in giro a vedere se ti trovi questo tipo di violenza, di disrispetto, come questa cosa io non ho mai visto nessuna parte. E per questo io ho messo tutti i possibili per segnare i giovani, come facevo adesso, vai tutti in associazione nigeriana di parlare con il loro leader per dare il mio contributo, il mio per i giovani che sta arrivando, come deve comportarsi, perché se continuiamo così, come ho detto prima, alla fine non sarà bello, perché la gente in questa zona ha bisogno di riposarsi quando torna dal lavoro, bisogna di dormire anche pomeriggio, anche sera. Allora, vedere la gente urla in orario sbagliato, perché non è una cosa giusta. Consigliere Ancisi, rispetto agli ultimi avvenimenti a quartiere Sant'Agata, qual è la sua opinione a riguardo e quali sono le proposte da lei lanciate? Gli episodi di qualche giorno fa, questa rissa così violenta durata addirittura 40 minuti senza che si fermasse, ha rappresentato il superamento del livello di guardia, per cui adesso è ora di andare giù con decisione. Io ho suggerito, però, se qualcuno ha delle altre proposte, però che siano risolutive, sono disposto anche ad accettarle. Io ho suggerito al sindaco di proporre al questore la sospensione della licenza dal negozio che è più coinvolto in questa situazione così degenerata, che è possibile ai sensi anche della legge. Ho proposto anche al sindaco di emettere una delle sue celebri ordinanze, che mai come in questo caso sarebbero necessarie, se più che in molti altri casi sarebbe necessaria, con cui si pone il limite di apertura dei negozi in quel quartiere al massimo alle 20 di sera, e anche si introduce il divieto assoluto di somministrazione di alcol e di negli esercizi commerciali e di consumo in luogo pubblico, sia quindi dentro gli esercizi che su strada, sui marciapiedi eccetera, e poi di organizzare una serie di controlli seri, insomma non occasionali come finora sono stati fatti, per tenere sotto controllo la situazione. Quando c'è un problema, e al quartiere Sant'Agata c'è un problema nella gestione di alcuni esercizi commerciali, la politica può fare due cose: o strumentalizzare, esagerando magari il problema o minimizzandolo, oppure mettersi a tavolino, ragionare e trovare una soluzione. Io scelgo questa seconda strada e devo dire che come in altri casi, sarò inflessibile nel momento in cui è documentato da parte delle forze dell'ordine che sono state violate delle regole. Il problema è proprio il rispetto delle regole, non è naturalmente il colore della pelle di chi gestisce un negozio. Io ho preso misure di limitazione nel funzionamento di alcuni esercizi pubblici, che vorrei ricordarlo, cui funzionamenti e cui orari sono regolati per legge del Parlamento, quindi soprattutto chi ha la maggioranza adesso in Parlamento, se queste leggi non gli piacciono potrebbe cambiarle. Ho emesso un'ordinanza quadro nel dicembre del 2009 proprio perché ho un po' le mani legate rispetto a queste legislazioni per poter intervenire in queste situazioni, e assicuro tutti, a partire dai cittadini del quartiere Sant'Agata, che nel momento in cui avessi gli elementi o avrò gli elementi per intervenire lo farò immediatamente e con grande decisione.